Nelle sue notizie, vorrei informare soprattutto gli insegnanti della città di Taranto. La storia della nascita della nostra città, così come l'abbiamo rappresentata, è ben raffigurata in una grande opera d'arte presente sulla ringhiera. È un'opera d'arte di circa 200 metri quadrati, fatta in ceramica. Quell'opera d'arte è stata realizzata dall'artista Silvana Galeone su progetto Filonide. In quell'opera d'arte c'è la sacerdotessa Pizia, Falanto lo Spartano, Etra la moglie che piange e soprattutto l'oracolo di Delfi in greco arcaico originale, tratto dalle fonti bibliografiche dell'epoca. Per cui sarebbe una cosa carina, quando si fanno le gite informative nel borgo antico, portiamoli i ragazzini lì in maniera tale che fra mille colori, un'esplosione, è un'opera d'arte moderna, fra mille colori possiamo raccontare, anche facendola vedere, la storia della nascita di Taranto. E siccome la Pizia sapeva tutte cose, sapeva pure perché i morti si dovevano mettere nella città di Taranto, noi la salutiamo con lo stacchetto. Che meraviglia, il dottor Donato Fusillo, neurologo inquadrato, reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata, grande livello, però voi non sapete un piccolo particolare che adesso vi svelerò io, perché i neurologi, tutti i professionisti che noi siamo abituati a vedere tutti belli, con punti e te, giacca e cravatta, questo e quello e quella, hanno un passato. No, ognuno di noi ha un passato. Bene, il passato del dottor Fusillo è Danny Fusillo, ovvero grand disc jockey dei tempi che furono, quando andavamo alle discoteche. Beh, chi manovrava la musica? Danny. Con il dottor Fusillo io vorrei ricollegarmi sempre alla Magna Grecia e mettendo in evidenza la grossa difficoltà, particolarmente per la neurologia, specie se non parliamo di psichiatria ai tempi. Abbiamo visto col dottor Cataldo Pulista che gli egiziani bucavano gli occhi per curare la cataratta. Abbiamo fatto dei riferimenti pure dal punto di vista odontoiatrico-cardiologico col dottor Tamburino. Per i neurologi era dura a quell'epoca, era dura perché non avevamo TAC, non avevamo risonanza magnetica, non avevamo elettroencefalografo, non avevamo elettromiografo, non avevamo un bel nulla. Per cui facciamo un bel salto per vedere oggi come sono cambiate le cose e per esempio uno dei disturbi più frequentemente visti in un reparto ospedaliero sono i disturbi di circolo cerebrale, i più diffusi, che dipendono da tante malattie, da tante altre patologie anche, per cui sicuramente un approccio multidisciplinare. E adesso il dottor Fusillo ci parlerà delle sue esperienze attuali nel reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata.
Bene, intanto buonasera a tutti. Sì, effettivamente il Marcello, vabbè, troppo buono ovviamente. Sì, ricordi ai cerebrovascolari, noi a Taranto abbiamo da un po' di tempo, abbiamo una stroke unit, dove appunto trattiamo i pazienti che, se rientrano in determinati requisiti, soprattutto temporali, cioè l'insorgenza di un fatto ischemico cerebrale acuto, rientrando in uno spazio temporale che è quello delle 3 ore, possiamo intervenire appunto in maniera rapida, con la collaborazione dei colleghi del 118, con la collaborazione ovviamente dei colleghi anche della TAC, perché tutto deve essere fatto in maniera molto rapida, molto tempestiva. Chiaramente abbiamo questa possibilità e abbiamo avuto a Taranto, magari forse pochi lo sanno, perché insomma questo magari non è pubblicizzato, forse è anche giusto che sia così, abbiamo raggiunto anche siamo rimasti anche soddisfatti per quello che poi abbiamo ottenuto, perché abbiamo visto veramente, sai Marcello, delle cose veramente, pazienti che appunto hanno recuperato molto molto bene. Lo diciamo con orgoglio. Sì, io direi sì, si parla sempre di malasanità, però insomma ecco, si dovrebbe ogni tanto anche così dire quello che certamente di buono ecco viene fatto insomma qui da noi insomma. Bene, a questo proposito io mi ricollego a un discorso già fatto qualche puntata fa, ovvero qui avete la rappresentazione professionale fisica di due aspetti che sono contemporaneamente presenti nella sfera neurologica. Il dottor Fusillo si occupa di neurologia organica, ovvero la classica patologia che prevede un danno a carico dell'organo. Per cui tante malattie classiche che appunto vanno a interessare proprio la struttura neuronale del sistema nervoso centrale. Dall'altro canto, e la collaborazione è strettissima, io da neurologo territoriale, quindi ambulatoriale, mi trovo a fare da filtro per sfrondare il campo da tanti ricoveri che poi si rivelano non opportuni per quanto riguarda il vasto campo delle malattie funzionali. Le malattie funzionali sono tutti quei disturbi: cuore che batte, la testa che gira, la debolezza, le sensazioni sulla pelle, il mal di testa, dove con i tempi che corrono ognuno va a pensare al tumore, senza sapere che la cefalea è una malattia ben precisa, con delle cause ben precise che si curano perfettamente in ambulatorio. Tra le altre, le più rappresentate sono le muscolotensive, cioè quelle di origine psicogena. Bene, dalla stretta collaborazione fra il neurologo territoriale e il neurologo ospedaliero si raggiunge l'opportuno obiettivo di riduzione della spesa, perché un giorno di ricovero costa tanti soldi, e di evitare al paziente inutili disagi. Per cui io ringrazio il dottor Donato Fusillo, colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi del reparto, amici e colleghi, e riprendiamo lo stile della trasmissione attingendo alla sapienza degli stacchetti di Roberto.